Siamo in collegamento con Salvatore Sorrentino, direttore artistico di Anima e Coral Festival Campano della Canzone Sacra. Ben trovato, grazie per essere collegato con noi. Grazie a voi, gentilissimi per l'invito, grazie mille. Sì, allora, ci dica un po' com'è nata l'idea di questo festival. Sì, Anima e Coral, il primo festival della canzone campana dell'anima, della canzone sacra praticamente, nasce praticamente da un'esigenza che chiaramente questo festival è riservato a soli brani musicali inediti di matrice spirituale, interpretati da solisti e gruppi corali, con la finalità di promuovere il talento e la passione di artisti, compositori, interpreti, offrire loro l'occasione di esibirsi, avere questa opportunità e di venire chiaramente valutati da una giuria di esperti. Mi dica dove si svolgerà l'evento? L'evento si svolgerà nella Basilica della Chiesa dei Pallottini a via Manzoni numero 1 Napoli, lì diciamo la location è proprio lì, proprio per dare la possibilità di poter interpretare questi brani in un'atmosfera adeguata a quello che noi andiamo a fare. Il festival vuole incoraggiare, come le dicevo, la diffusione del genere della canzone sacra a giovani all'interno delle parrocchie, delle associazioni, di cori e nei gruppi autori e interpreti di canti religiosi, per stimolare il confronto tra queste realtà e coinvolgere, dopo la difficoltà dovuta alla pandemia, che chiaramente ha dato questa difficoltà enorme, e di dare un valore aggiunto anche a una raccolta di beneficenza che verrà fatta all'interno di questo festival. Allora ricordiamo l'appuntamento sabato 21 gennaio alle 19 con il patrocinio tra l'altro della Regione e del Comune di Napoli alla Chiesa dei Pallottini in via Manzoni. Buon lavoro e in bocca al lupo per la manifestazione. Grazie a voi e grazie, un saluto affettuoso a tutti i telespettatori di Telepomero. Grazie mille, vi aspetto numerosi.